Dio gli diceva il tempo è compiuto e il regno di Dio gli diceva convertitevi e credete nel Vangelo. La rivoluzione è lì nella condizione in cui siamo, lì con le madri, con le madri, con i lavoratori. Ecco, il Signore rivolge a tutti quanti una chiamata precisa, una chiamata particolare, ovvero quella di essere pescatori di uomini, cioè ovvero annunciatori. E oggi Papa Francesco, con confianza Papa Francesco, ricorda la giornata sulla parola di Dio, ovvero quella parola di Dio che deve essere il fondamento, deve essere consegnata spontaneamente la passione, presentata nelle grazie allo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse, prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo come ha cenato prese il calice di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse prendete e prendete tutti questo è il calice del mio sangue per la nuova eterna alleanza versato per voi e per tutti rimissione dei peccati fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Dallo Spirito Santo, onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Dio è colui che toglie i peccati del mondo, beati e invitati alla cena dell'agnello. Questo movimento della Madonna di Scione è stata legata a questa Madonnina. Ecco, nella nostra diocesi sono poche le parrocchie che hanno aderito e aderiscono alla Madonna di Scione, ancora non è diffusissima, non so chi di voi mai ne ha sentito parlare, e nasce grazie alla diffusione, alla propaganda di padre Giovanni Luigi Pozzo Bon, dove questa Madonnina entra nelle famiglie, entra a casa delle famiglie, solo 4 giorni al mese. È un modo per avere la presenza di Maria nelle nostre famiglie, nelle nostre case, e avere la possibilità di poter pregare, così un posto in più, una presenza preziosa per poter soffermarsi e poter pregare. Ora stiamo cercando di già il primo gruppo legato a questa icona è stato già costituito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Grazie.